Va ora in onda Piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera a tutte e a tutti. La puntata odierna del piccolo dizionario della musica classica comincia col termine hoquetus, che viene dal francese hoquet, cioè singhiozzo. Questo espediente polifonico, diffuso presso la scuola di Notre Dame durante l'Ars Antiqua, ma utilizzato anche da compositori come Machaut nel periodo dell'Ars Nova, è caratterizzato dalla spezzatura delle voci, con l'inserimento di pause tra sillaba e sillaba, così da richiamare l'effetto del singhiozzo. Un'altra tecnica dell'hoquetus sta nell'affidare a ciascuna sezione vocale un solo frammento melodico, mentre le altre sono in pausa. Passando tra le varie voci, la melodia viene eseguita in successione sempre col singhiozzo. Un esempio calzante è questo Hoquetus David di Guillaume de Machaut. Lo esegue l'Early Music Concert of London, diretto da David Morrow. Thank you.
era Hoquetus David di Machaut. David Monroe ha diretto The Early Music Concert of London. Il turno adesso del vocabolo Hora, una delle più note e amate danze del folklore rumeno. Eseguita in cerchio da sole donne, soli uomini o da entrambi, è la danza rumena che meglio racconta la storia del suo popolo, la sacralità del legame tra umano e divino. La ora viene normalmente eseguita durante feste e matrimoni ed è parte essenziale degli intrattenimenti sociali nelle aree rurali. I danzatori si tengono per mano muovendosi in senso antiorario ed eseguono una sequenza di 3 passi avanti e 1 indietro. La danza è solitamente accompagnata da strumenti quali cimbalon, fisarmonica, violini, viole, contrabbassi, sassofoni e trombe. Eccovi una ora tradizionale eseguita dal gruppo di Taraf Yonel Budisteanu. Taraf Yonel Budisteanu e del suo gruppo in una tipica hora rumena. Una hora entrata nel repertorio classico è la Hora Staccato, composta nel 1906 da Grigoras Dinicu e resa celebre in un arrangiamento di Jascha Heifetz nel 1932. Il brano richiede un eccezionale dominio dello staccato ed un'articolazione chiara e vigorosa. Ve la propongo subito. Heifetz al violino e accompagnata al pianoforte da Emmanuel Bay. Thank you.
Abbiamo ascoltato la Hora Staccato di Grigoras Dinicu con Jascha Heifetz violino e Emanuel Bay pianoforte. La prossima danza ha un nome simile, si chiama Horach con un H in più alla fine della parola ed è una delle più note danze popolari israeliane. La Horach, popolare nei kibbutzim e nelle piccole comunità rurali, divenne il simbolo della ricostruzione del paese organizzata dal movimento sionista. È anch'essa una danza circolare che può durare anche diverse ore. Benché sia espressione del folklore tradizionale, essa scese ad un successo enorme grazie al brano Horach Agadati, composto dal ballerino e coreografo Baruch Agadati nel 1924. La ascoltiamo dalla voce di Drora Hafkin e dall'ensemble popolare musicale di Israele. השירה טוב לחיות, השירה ברון זורמת על הרים וגאיות, בחזינו עוד פועמת הקריאה כי טוב לחיות. לא נחדל כי יש עוד יוץ במרד, כל גופנו להדש והלב גואש. על הכל מחוב נגרש כל פגע ונסוב הלוך וסוב, הורד מסוף. Agadati di Baruch Agadati, ha cantato Drora Hafkin, accompagnata dall'ensemble popolare musicale di Israele. Passiamo alla lingua inglese per illustrare il hornpipe, antica danza in quattro quarti dal ritmo marcato e saltellante, che prende il nome dallo strumento con cui inizialmente veniva suonata, ovvero un corno di bue, horn, montato su un piffero, pipe. Originariamente era forse una danza di marinai, nata in epoca elisabettiana a bordo delle navi inglesi, i cui passi ricordavano i gesti abituali del lavoro, come scrutare il mare, issare l'ancora, arrampicarsi sulle sartie. Nel 1700 fu introdotta nella Royal Navy come danza per l'esercizio fisico durante i periodi di mare calmo. Danza dunque rigorosamente maschile, assunse col tempo connotati virtuosistici, arricchendo i passi di sempre maggiori difficoltà. Georg Friedrich Händel la inserì nella suite numero 2 della Wassermusik. Eccovala dalla Haydn Sinfonietta Wien, diretta da Manfred Hus. Thank you.
Georg Friedrich Händel era il secondo movimento alla hornpipe dalla suite numero 2 della musica sull'acqua, Manfred Huss sul podio della Haydn Sinfonietta Wien. Abbiamo ancora una danza dal nome simile, questa volta è lo choro bulgaro. Si tratta di un grande giro tondo realizzato da lunghe catene di ballerini che si muovono al ritmo dei tamburi o di altri strumenti tipici. Al centro del cerchio si improvvisano dei balli di coppia il cui tema è quello del corteggiamento tra una donna che finge di scappare e l'uomo che cerca di conquistarla. Il coro è la danza collettiva più diffusa in Bulgaria, nonché il più antico ballo che il popolo dei bulgari mantiene vivo tutt'oggi. Ecco Mominsko Horo, esegue il folk ensemble Nevrokopski. Si dobre vreme pogoda.
Dalla Bulgaria era il folk ensemble Nevrokopsky in Mominsko Choro. Concludiamo la rassegna di queste danze storiche praticate in circolo con lo Horon turco. Questo è un ballo popolare della regione del Mar Nero, le cui origini sono nelle pratiche di adorazione delle divinità pagane, tanto che il termine sembra far riferimento al sole. Il ballo viene eseguito in gruppo con una musica caratteristica e molto veloce che la rende molto energetica, allegra e spettacolare, e che chiede ai danzatori eccezionali velocità, agilità e talento. Un bel horon è questo propostoci dal Turkish Folk Music Ensemble. Thank you.
Horon, danza turca eseguita dal Turkish Folk Music Ensemble. E ora il turno del vocabolo Hosanna, che è nella tradizione biblica ed evangelica un'espressione di lode e saluto a Dio. La radice etimologica è quella dell'ebraico Hosanna, salvaci, invocazione rivolta dal popolo a Gesù al suo ingresso a Gerusalemme. Nella musica sacra questo termine si trova spesso in molte messe o in brani che parlano della vita di Gesù. Un esempio lo troviamo nel Christus di Franz Liszt, completato nel 1866. L'Osanna è qui molto ampio ed elaborato. La musica cerca di rendere l'atmosfera febbricitante ed esaltata dell'arrivo a Gerusalemme e delle aspettative emotive della folla. Lo ascoltiamo dall'Orchestra di Stato Ungherese, diretta da Miklos Forrai. Thank you.
Franz Liszt, Hosanna, dall'oratorio Christus, Miklós Forrai, sul podio dell'orchestra di Stato ungherese. Torniamo in territorio anglofono per l'aggettivo hot, che significa caldo, bollente, acceso. Si chiama hot jazz lo speciale genere di musica afroamericano caratterizzata dalle infuocate improvvisazioni dei solisti, dai tempi incalzanti e dall'uso frequente del sincopato. È il jazz primordiale e tradizionale, contrapposto al cool jazz, jazz freddo, che abbiamo già esaminato. Il periodo d'oro del hot jazz è concentrato negli anni 20 e 30 del Novecento. Dalla grande popolarità dei gruppi di Louis Armstrong, non a caso chiamati tutti hot, all'avvento delle swing bands che lo spinsero fuori dai jazz clubs. Vi propongo un brano classico del hot jazz, Willie the Whipper, interpretato da Louis Armstrong e dai suoi Hot Five nel 1927. Di Louis Armstrong in Willie the Whipper. Il termine hot assunse in Europa e soprattutto in Francia un significato particolare, quello di stile improvvisato, di assolo virtuosistico, e divenne quasi l'equivalente di jazz. Il più celebre club jazzistico di Parigi si chiamava Hot Club de France ed ebbe un proprio celeberrimo gruppo, il quintetto fondato nel 1934 dal chitarrista Django Reinhardt e dal violinista Stéphane Grappelli. Il quintetto fu uno dei gruppi più originali nella storia del jazz registrato, già raro nel fatto di essere formato da soli strumenti a corda. Con uno stile un po' gipsy, esso propose al pubblico europeo i grandi successi del jazz americano,
rendendoli grandemente popolari anche da noi. Ascolterete adesso Sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown nell'interpretazione del quintetto del Hot Club de France di Django Reinhardt e Stéphane Grappelli. L'ultimo vocabolo di oggi, Xing, viene addirittura dal Myanmar, l'antica Birmania. Esso identifica il tradizionale ensemble musicale di quel paese, costituito da un numero variabile di gong, strumenti a percussione, clarinetti ed altri, tra cui anche la celebre arpa birmana. La musica suonata da Li Xing è solitamente abbastanza viva e presenta improvvisi contrasti di ritmo, melodia e tempo. Talora è affiancata dalla danza, talora da un canto classico molto formalizzato. Eccovene un esempio tipico. Thank you.
Con questo classico esempio di musica eseguito da uno Hsaing, la tipica orchestra birmana, abbiamo terminato la puntata odierna. Il piccolo dizionario della musica classica tornerà il prossimo martedì 20 febbraio, sempre alle ore 18:40, per il numero 109, col quale esauriremo la lettera H. A tutte e tutti voi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.